Buongiorno a tutti, benvenuti a questa seconda conferenza internazionale del G-Sport, in realtà terza edizione, ma appunto è la seconda internazionale. Potrei dire parecchie cose dietro a questo evento, dietro la costruzione di questo evento. Quello che posso dirvi è che sicuramente non riguarda solo due giorni di congresso, ma dietro al progetto di questo bel evento formativo c'è un progetto culturale, di crescita culturale, cercare di portare in Italia il meglio che c'è nel mondo come ricerca scientifica, come esperti clinici, il progetto di cercare di creare delle partnership importanti con realtà nazionali e internazionali. Qui abbiamo per la prima volta in Italia, in un evento ufficiale, il British Journal Sport Medicine, rappresentato da Karin Kam. Quindi, veramente, quello che... siete qui oggi, partecipate a un evento veramente fondamentale, credo il primo evento fatto da fisioterapisti per fisioterapisti di questa caratura internazionale. Quindi vi faccio un applauso di essere qua, e a chi ci ascolta dai social dico vi seguirete questo anteprima, ma vi state perdendo poi tutto il resto degli altri due giorni. Quindi davvero auguro a tutti voi un buon proseguimento. Prima però ovviamente non posso che non ringraziare i partner, perché dicevo questo è un progetto che va oltre all'evento, e non posso non ringraziare i partner internazionali, prima di tutto la Federazione Internazionale ISPT, con la quale da anni collaboriamo e siamo sempre più in stretto contatto. Ovviamente ringrazio il British Journal of Sport Medicine che ha dato il patrocinio ufficiale a questo evento ed è qui ben rappresentato. Ringrazio i partner italiani, quindi sia SIF che GTM, nonché l'Università di Siena che ha dato il patrocinio tramite il suo master in fisioterapia sportiva. Davvero grazie a questi partner che hanno sposato il progetto di condivisione, di creare insieme qualcosa che fosse utile a noi italiani. Qui stiamo dando un'opportunità al mondo italiano di avere i più grossi esponenti nei propri ambiti clinici al mondo, quindi veramente saranno grandi due giorni. Ringrazio quindi alla fine i relatori che sono qua, perché ci sono relatori che arrivano da Nuova Zelanda, dall'Australia, dall'America, quindi dalla vicina ovviamente Inghilterra, Gran Bretagna, quindi veramente grazie a tutti. Finisco dicendovi che ovviamente durante il congresso potrete twittare con il nostro hashtag e verranno fatti vedere i Twitter successivamente. Chiudo dicendovi che domani mattina io e Nicola Phillips, presidente di SPT, daremo un annuncio veramente molto importante che gratifica sicuramente i fisioterapisti italiani sportivi in merito alla certificazione italiana. A questo punto non mi rimane altro che passare la parola agli ospiti che adesso parleranno. Quindi io passerei la parola prima di tutto a Mauro Tavernelli, che ci ospita, il padrone di casa romano e presidente nazionale di AIFI. Prego. Buongiorno a tutti. Io oggi farò purtroppo quello che non amo nelle persone che vanno ai convegni, fanno i saluti e scappano, che è una cosa terribile, però oggi dovrò purtroppo fare questo perché siamo a neanche un chilometro da qui con la nostra direzione nazionale dell'associazione e abbiamo riunito tutti i nuovi presidenti appena eletti nelle nostre regioni perché, come sapete, o comunque ve lo annuncio, ad ottobre abbiamo il nostro congresso triennale che reggerà tutte le nuove cariche a livello nazionale. Quindi mi scuso di questa toccata e fuga, ma ci tenevo ad esserci almeno per una testimonianza fisica, perché il lavoro che sta facendo il gruppo di il GIS di terapia manuale, in generale tutti i nostri gruppi di interesse specialistico, ma qui in particolare il gruppo che si occupa appunto della fisioterapia nello sport, è un lavoro incredibile, è un lavoro di grande crescita. Come ha detto appunto il collega Carlo, è il primo congresso di questo spessore internazionale organizzato da fisioterapisti per fisioterapisti
e questo fa capire la grande crescita che stiamo affrontando, e non si cresce se non c'è qualcuno che alimenta. Io sono veramente grato perché la nostra associazione sta cambiando, si sta lanciando sempre di più nel mondo reale della fisioterapia, e cioè quello della pratica clinica, delle evidenze scientifiche. Questo congresso, ho visto che lo dimostrerà ampiamente, il livello internazionale dei relatori, che io ringrazio, e anche di coloro che ben conosco qui, primo tra tutti il nostro collega Filippo Maselli come presidente del gruppo di terapia manuale, dimostra il livello enorme di crescita e devo dire dà una grande gioia allo sforzo che come associazione stiamo mettendo per sostenere i nostri GIS. Permettetemi un enorme grazie al collega Carlo Ramponi e a tutti coloro che hanno contribuito a questa organizzazione, e vi auguro un buon lavoro e chiedo nuovamente perdono a tutti voi, ai relatori, se purtroppo sarò costretto ad andare via. Grazie infinite. Chiederei ora a Nicola Phillips, presidente dell'SPT, di dire due parole. Due. On behalf of the International Federation of Sports Physiotherapy, I really would like to thank the Italian Sports Physiotherapy Group for inviting us here to participate in this seminar, and to congratulate them for all their hard work in putting such a fantastic program together. I'm really looking forward to listening to the presentations today and tomorrow. I would also say to all of you to take the opportunity to network and talk to people in these sessions. It's an excellent opportunity to learn from your colleagues, and to share experiences with the speakers and with other people in the audience. And again, thank you very much for inviting us and being, as always, such generous hosts. Thank you. Chiedo a Karin Kam to come here for some words. Just, it's a great pleasure to be here as the editor of the British Journal of Sports Medicine, BJSM. As I hope many of you know, as a member of GISPT, you have access to all the BJSM content, and we really like to engage you with social media. I'm going to be encouraging you to join Twitter and follow GISPT. We have a lot of videos and podcasts that are on the BJSM channel as well. And we can certainly have podcasts in Italian, as we already have a small number, but we can have more if folks volunteer from GISPT to make podcasts, because we carry five different languages on that. So as the editor of BJSM, it's great. I'm very, very excited to have GISPT as one of our member societies. We want to work very closely with you, and congratulations, Carlo, for what you've already done, and I'll acknowledge that in my talk. Thank you very much. It's a great privilege to be here. Chiedo a questo punto a uno dei partner italiani che ci ha dato tanto per questo evento, come collaborazione, come proprio voglia di partecipare, quindi chiedo al presidente del GTM, quindi del gruppo italiano OMT, di venire qua, Filippo Maselli, venire qua a dire due parole. Buongiorno a tutti, ovviamente siamo davvero onorati di essere qui a un tavolo di così tale importanza internazionale. Io non vengo dall'Australia, non vengo dall'Inghilterra, vengo da Bari, e probabilmente il tempo per la qualità delle strade che abbiamo in Italia è lo stesso che ci hanno messo loro per arrivare qua, ma questi sono altri dettagli. No, siamo davvero onorati di essere qui. Abbiamo fortemente voluto, insieme a Carlo, la realizzazione di questo evento. E in Italia, dove si punta sempre di più all'individualismo e alla non condivisione, collaborare e condividere
un evento del genere significa una nuova progettualità per la nostra professione, sono le cose che fanno bene a noi, al cuore e alla professione. Quindi grazie di essere qui. A tutti voi. Ok, the last but not the least. Il nostro grande amico Phil Glasgow ha accettato, siamo molto onorati, ha accettato l'incarico, di l'onore e l'onore di essere presidente di questa seconda conferenza. Quindi abbiamo a fianco in realtà il passaggio di testimone tra Nicky, che è stato presidente 2 anni fa, e Phil Glasgow, che quest'anno appunto ci onora della sua presidenza. Phil, prego. Buongiorno a tutti. That's all my Italian for today. It's always a pleasure to be in Italy. I really do feel like I'm among friends. We've been on a journey together over the last 10 years with many trips here and lots of conversations and work with Carlo and his colleagues, and it gives me huge pleasure to be here for this weekend for a fantastic conference. The program, I think, is exceptional. I think the range of speakers and the topics covered are fantastic. They have huge amount of scientific value and clinical application, and in a beautiful venue like Rome. I'm very heartened and encouraged by how GISPT has grown over the last number of years, down to the hard work of the committee, and I acknowledge their input and support over this, and I really would encourage you, if you are not already, to become a member of GISPT, and to really, as Nicky had already mentioned, to take the very best out of what is a fantastic opportunity this weekend to learn from some fantastic people here in Rome. So again, it's a huge honor for me. A personal thanks for Carlo and for the committee for inviting me to be president of the conference, and it is with huge amount of pleasure that I look forward to enjoying the content here over the next few days. Thank you very much. Thank you.